realizzare. Che cosa fanno mossi i carciofi? Se me lo fai dire, te lo dico. Allora abbiamo dai, mangiato. Dai, parliamo dei carciofi, dai. Allora, abbiamo mangiato. Quando sono arrivati i carciofi e c'era tutto l'aglio tritato. Ecco, ti dà fastidio pure quella? Stiamo a parlare, vero, ti voglio bene. Mamma c'era mia, l'aglio. Andiamo a mangiare due pezzi d'aglio adesso, dai. Bravo. Con burro, però. Aglio soffritto in burro. Aglio nel burro, e la soffrisce. Allora, quando sono arrivato questo aglio tritato, io ho detto, guarda, odio l'aglio tritato perché vuoi o non vuoi. Io come me ne vuoi fare una colpa a me? Te lo mangi lo stesso. Me ne vuoi fare una colpa a me? Le questo abbiamo detto. Eravamo concordi sul anche io non mangio l'aglio. Ma che vuoi da me? Che ma vuoi da me? Ma io sto parlando di un qualcosa di molto sottile, cara, anche per te. Siediti. D'accordo, no, io sarei ti voglio bene, assettati. Grazie, molto gentile. Ti voglio bene. Però non ridicolizziamo chi ha le intolleranze. Ma per carità, ma io ho mia figlia, io ho una figlia intollerante. No. C'è tanta gente che è intollerante. C'è tanta gente che è intollerante, come mia sorella, mia che è intollerante al glutine e purtroppo fa difficoltà ogni volta a uscire in compagnia. Ha una figlia perché non può mangiare quello che mangiano gli altri. Ma di che stiamo parlando? E si porta il cibo da casa. Quindi non ridicolizziamo chi ma è intollerante. Ma che no, c'entra. Ma perché l'intolleranza è un problema. Perché se mangia il glutine leva in ospedale. Certo, ma che stai che dicendo? Ma che c'entra?